iniziare questo momento di preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Dal Vangelo secondo Marco. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Cari ragazzi, non so se mi è mai capitato di fare un compito particolare, un riassunto. A volte penso vi sia capitato che la maestra o la professoressa vi assegnassero di fare un riassunto, di riassumere un testo, o addirittura per i più grandi di riassumere un libro intero. Pensate, Gesù nel Vangelo di oggi addirittura risponde a una domanda molto più difficile: riassumere tutta la Bibbia e tutte le scritture. E Gesù cosa risponde nella sua geniale sapienza? Amerai. Il comandamento dell'amore è quello che riassume tutta la scrittura e tutta la Bibbia. Ma attenzione però, non basta dire genericamente voglio bene. Gesù ancora ci ricorda, bisogna voler amare Dio e amare i nostri fratelli che ci sta vicino. Non solo uno o solo l'altro, ma insieme. Solo così possiamo avere un cuore grande come quello di Gesù. Questo è il comandamento più grande e riassunto di tutte le scritture. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a voi. Thank you.